Martino Tacchini di Sky Leader, quali sono le novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno sono tre e sono principalmente questa macchina che è l'entry level della gamma di ala bassa di Sky Leader, il GP1 che è la macchina alle nostre spalle, che è la macchina per le scuole, e il simulatore di volo professionale. Allora, la macchina mantiene le caratteristiche costruttive di alta qualità del marchio Sky Leader, le prestazioni di volo garantite da questi profili alari che sono collaudati in più di 400 esemplari, portando la qualità Sky Leader alla portata di un cliente medio. Questa è una rivoluzione in casa Sky Leader, per la prima volta un'ala alta, per la prima volta una costruzione in composito e non alluminio e per la prima volta una macchina economica adatta alle scuole di volo. Le caratteristiche principali di questa macchina quindi? Le caratteristiche sono economia di esercizio e buone prestazioni, accoppiate a un'ala molto facile per il pilotaggio che favorisce le scuole volo appunto. Questo è il simulatore di volo dello Sky Leader 600, pronto per essere venduto, quindi un prodotto reale. La nostra casa produce simulatori di volo professionali anche per i business jet, per la Citation, per diversi marchi importanti nella versione d'affari. E questo per la prima volta è un simulatore di volo da ultraleggero, quindi un prodotto nuovo da portare nelle scuole volo, realmente con il movimento dell'aereo, e quindi non è un computer da fly simulator ma è veramente un prodotto professionale nel campo del volo ultraleggero.